Un'opera che affronta tematiche che riguardano la cultura della legalità, il disagio giovanile, l'impegno civile e i valori dello spirito. Uno spettacolo ricco di sorprendenti occasioni di riflessione che spaziano quasi per caso dal razzismo al bullismo, dalla tossicodipendenza al disagio giovanile, in una intelligente altalena di momenti di grande commozione e altri di inaspettata comicità che riescono a tenere sempre viva l'attenzione anche dei giovani spettatori. Un invito all'amore e alla fratellanza, un invito a guardare la vita con occhi diversi. È quanto proposto oggi nell'aula magna dell'Istituto Scolastico Ettore Romagnoli di Gela dalla compagnia Il Teatro d'Autore, diretta dall'attore ed autore Carmine Pagano. Don Gelmini disse: questo spettacolo è come un rapido volo di un uccello che dall'alto vede tutte le brutture umane. Infatti uno spettacolo parla di tossicodipendenza, di razzismo, di bullismo, di amore per se stessi e per gli altri, attraverso proprio questi argomenti particolari. Insomma, è un invito a guardare la vita con occhi diversi, con gli occhi del cuore. Noi cominciamo con una scena della rinuncia alla ricchezza da parte di Francesco d'Assisi, o San Francesco d'Assisi per chi crede oppure per chi non crede, no? Comunque questo personaggio che ha avuto il coraggio di rinunciare alle cose ricche della vita e apprezzare le semplicità delle cose. Il dirigente scolastico Sandra Scicolone. La Scuola Romagnoli è sempre stata sensibile su queste tematiche e quindi ritiene sempre opportuno, nel momento in cui dal territorio e anche extraterritorio provengono delle sollecitazioni molto forti in tal senso, immediatamente recepirle. Ci è sembrato giusto destinare naturalmente ragazzi di terza, perché sono i ragazzi in qualche maniera più maturi, sono i ragazzi che per la loro età si avvicinano alla fase della responsabilità individuale, sempre più corposa, sempre più concretamente rilevabile e rilevante. E allora ecco il ricordo attraverso uno spettacolo che appunto probabilmente è a volo d'uccello, ma proprio perché tocca e al tempo stesso, così come è proprio nella tecnica di apprendimento dei ragazzi di oggi, saltella da un punto all'altro senza necessariamente andare in profondità, ma dando già l'idea, l'immagine complessiva di quello che possa essere un mondo dove le brutture, la violenza, divaricazione estrema tra il senso del bene e il senso del male è già molto loro presente. Allora a quel punto, attraverso questo spettacolo per dei ragazzi di terza, noi facciamo un lavoro di educazione, un lavoro di informazione e ci auguriamo un lavoro di aiuto alla crescita.